La biennale dedicata a Don Primo Mazzolari nell'edizione del 2023-24 è stata per me un'occasione per riflettere su temi importanti quali quello dello spazio, del tempo, dell'ambiente, della sacralità, della spiritualità, della trascendenza, dell'infinito, che erano un po' le linee guida che mi sono state assegnate per questa biennale, e scegliere degli artisti che già nella loro ricerca avevano nel cuore delle loro estetiche e del loro pensiero filosofico le connessioni utili per sviluppare una mostra adeguata a questo tema. Ho scelto 14 artisti di età diverse, tutti molto giovani, i quali hanno delle esperienze, hanno un curriculum molto ricco anche a livello internazionale, perché volevo che non fossero presenze di artisti improvvisati. Sono professionisti, se si può parlare di professionalità nell'ambito dell'arte, ma dal mio punto di vista, tra figurazione ed astrazione, sono persone che mettono cuore, mente e anima nella ricerca che loro sviluppano al di là del media utilizzato. E da questo punto di vista le mie scelte si sono orientate sui tre linguaggi principali: pittura, scultura e fotografia, che ciascuno di loro però interpreta con una chiave esclusiva, cioè una sorta di ingrediente che rende peculiare il ricorso a quel linguaggio rispetto ad un altro. Opera vincitrice è Migranti dell'artista Asako Izuki. Ha vinto prendendo il maggior numero di voti, frutto della votazione dei visitatori della mostra, diciamo gli adulti, quelli che hanno frequentato la mostra nelle giornate di apertura ordinaria, dei ragazzi delle elementari e dei ragazzi delle medie, che pure hanno votato. L'attività di arte contemporanea, che può essere anche fonte di discussioni perché non è e non fa parte dei canoni tradizionali storici, è però un elemento importante della crescita dei nostri territori. Noi abbiamo investito quasi 500.000 euro complessivamente per il recupero di questo bene, che era del demanio statale, ci è stato trasferito con l'impegno di conservarlo, e quindi l'abbiamo anche dotato di questi impianti, di queste installazioni, e anche l'abbiamo messo nelle condizioni di essere fruito da una comunità molto più ampia. Diventa quindi un motore vibrante e importante della cultura del territorio, anche in un comune di poco più di 4.000 abitanti, ma che rappresenta sempre un caposaldo. L'opera di grande suggestione visiva ed emotiva, che reinterpreta la tradizione della pittura di luce in modo attuale, lo spazio e il tempo virtuali innescate dalle rifrazioni cromatiche rimandano alla memoria dell'immagine. E viene assegnato il premio all'opera Ultima conversazione di Marco Grimaldi. La scelta è stata quella di sviluppare un progetto espositivo più ricco, quindi gli artisti sono presenti con tre lavori, uno candidato al premio e due di accompagnamento, che servono al pubblico per vedere e sviluppare un'idea di principio di quello che è la ricerca del singolo artista all'interno di un contesto di lettura del lavoro più ampio. Un'opera sola avrebbe comportato una visione un po' più ridotta e sintetica di un lavoro che invece merita un approfondimento.